Nella tua esperienza concreta, domestica, quotidiana, l'ultima cosa che hai introdotto o come oggetto o come scelta, come modalità di vita quotidiana che ha incrementato la tua sostenibilità? L'auto elettrica. Avevo già fatto tutte le scelte domestiche per ridurre il consumo energetico su una casa vecchia, quindi stiamo parlando di prestazioni che possono ottenere tutti. Avevo già messo i pannelli solari, fotovoltaici e termici, la raccolta dell'acqua piovana, l'orto domestico per una piccola autoproduzione di cibo. L'auto elettrica è stata un po' l'ultimo passo che mi permette di usare molto bene il surplus di produzione dei pannelli solari. Con un accumulatore? No, senza accumulatore. L'accumulatore è la macchina. E con un'autonomia oggi ancora ridotta, per cui non la puoi usare per i grandi spostamenti, ma per i tragitti quotidiani. L'autonomia di un'auto elettrica oggi è tra i 100 e i 150 km, va molto bene per il pendolarismo, casa ufficio, piccoli tragitti. Per i tragitti più lunghi in genere io utilizzo il treno. Occasionalmente mantengo ancora la vecchia automobile diesel, che però è un'auto che fa 20 km con un litro, quindi non un'auto di lusso, ma una piccola utilitaria che uso per quei tragitti superiori ai 150 km occasionali. O faccio solo più un terzo dei chilometri che facevo prima con l'auto a gasolio, perché li ho quasi tutti trasferiti sull'auto elettrica. La critica che si fa oggi ancora all'auto elettrica è quella che ha un costo discretamente o sensibilmente superiore di acquisto rispetto alle auto a gasolio o le auto a benzina, e quindi si riesce a ammortizzare quel sovraccosto in tempi ragionevoli? Si riesce a ammortizzare in una decina d'anni. È forse ancora un po' tanto. Io ho voluto prendere l'auto elettrica prima di tutto come testimonianza e come sperimentazione, però ritengo che qui è proprio lo spazio della politica che deve intervenire, perché con un sistema di incentivi o di possibilità in più, per esempio poter entrare nelle ZTL delle città o avere dei parcheggi a minor costo, l'auto elettrica può diventare uno strumento eccezionale per diminuire l'inquinamento delle città. Molti paesi hanno già gli incentivi, per cui molte auto elettriche comprate in Francia, comprate in Norvegia, costano di meno perché c'è un'operazione di aiuto da parte dei governi per spingere verso questa transizione.